La Hyundai Tucson, o Tucson se preferite, ha segnato un record mondiale di velocità negli Stati Uniti per veicoli alimentati ad idrogeno che vengono regolarmente prodotti in serie. In questo prossimo servizio vi diamo tutti i particolari della velocità raggiunta, del posto dove è stato fatto questo record e anche altre curiosità. The desert, a place where legends are born and lost, a barren wasteland. Hyundai Tucson Fuel Cell ha stabilito il record di velocità su terra per un SUV di produzione in serie alimentato ad idrogeno. Il SUV ha raggiunto al Soggy Dry Lake, nel deserto della California, una velocità massima di 94,6 miglia all'ora. La Tucson Fuel Cell è il primo veicolo a celle a combustibile prodotto in serie, con quasi 100 di questi veicoli a zero emissioni in circolazione sulle strade e autostrade della California del Sud, il primo dei quali è stato consegnato al suo proprietario nel giugno 2014. Oltre ad aver segnato il record di velocità per un veicolo a fuel cell in produzione, questo stesso SUV a celle a combustibile è stato in grado di attraversare facilmente i terreni fuoristrada circostanti il lago, beneficiando la distanza sostanziale da terra di un SUV compatto. Ancora di più, con i sedili posteriori ribaltati e l'accesso del portellone posteriore abbassato, è in grado di soddisfare al meglio i diversi bisogni di carico degli individui e le famiglie contemporanee. La Tucson Fuel Cell ha un'autonomia stimata API di 265 miglia, in modo da soddisfare comodamente le esigenze di trasporto di molte famiglie nella regione del sud della California. Considerando il tempo minimo di rifornimento di solo pochi minuti, la convenienza di questo veicolo a celle a combustibile si trova ad essere un difficile rivale di molti veicoli a benzina emettendo solo vapore d'acqua. La regione del Southern California attualmente ha la maggiore concentrazione di stazioni di rifornimento di idrogeno negli Stati Uniti e le infrastrutture dell'idrogeno in California sono in rapida crescita, con quasi 50 previste per essere in funzione nel 2016. Hyundai Fuel Cell è pronta a soddisfare la crescente domanda dei clienti da questa infrastruttura in crescita, sia in California che in altri stati che hanno pianificato la disponibilità di idrogeno per sviluppare la mobilità ad emissioni zero. And even return a bit of pure water vapor back to this arid landscape. E così finiamo la puntata numero 39 del 2015 dell'Electric Motor News, penultima puntata di quest'anno. L'ultima la faremo da Punta dell'Este, perché noi, che siamo l'unica testata italiana a seguire in prima persona la Formula E dall'inizio della storia della categoria, Pechino 2014, saremo lì in Punta dell'Este, sulle rive dell'Oceano Atlantico, in questa stupenda cittadina dell'Uruguay, seguendo tutto quello che succede in questo terzo appuntamento della stagione 2015-2016 del FIA Formula E Championship. Quindi da qui dallo studio di Electric Motor News di Trezzo sull'Adda non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e l'appuntamento è per la settimana prossima da Punta dell'Este, sempre in questa rete a questo radio. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.